cose stanno cambiando? È chiaro che è tutto un altro mondo, e questo è il problema. Certo. no, no, no. Mi, eh, mi riferivo a quello che diceva prima il fotografo. E ti giro la domanda: allora al borso, però, c'è cioè, così come il click, la pubblicità, poi, poi l'azionista che determina quello che cioè, l'azionista potrebbe chiederti perché non, non smettila di scrivere male di Renzi? Perché non so, voglio, se, sei sempre, di fatto sei sempre in balia sostanzialmente del lettore. No? Secondo me la cosa migliore sarebbe del lettore, o dell'editore, o dell'inserzionista pubblicitario, o in questo caso dell'azionista. È giusto provarle perché, secondo me, se aspettiamo che lo status quo si. Da solo, come dici tu, giustamente invece si sono attaccati dopo essere morti, si sono ancora attaccati i finanziamenti. Il, il futuro, secondo me, del giornalismo verrà non dallo status quo, e questo mi sembra scientifico. Magari dall'interno al metterà perché ci sarà un editore che dirà ok ora basta, ci metto uno che ne capisce qualcosa finalmente e non che ha solo paura di perdere il cellulare, figo la macchina, le trasferte nell'alberga 5 Stelle, forse ci vorrà un periodo di misere che ci stiamo già dentro abbastanza e la gente avrà di nuovo fame, e si muoverà anche in seconda classe, e si muoverà anche in bed and breakfast, se, no? Probabilmente dobbiamo semplicemente eh, cercare delle soluzioni, ma non aspettiamoci che sia... E gli editori di RCS o di Espresso che ri risolveranno la Infatti, situazione. mi Sarà... posso mettere una domanda? Allora, c'è un'altra cosa che è venuta fuori adesso che c'entra un tubo con i sistemi di pagamento, ma che c'entra con delle cose che in Italia non facciamo mai. Il problema della nicchia linguistica, ovvero sia, eh, noi ci lamentiamo tutti che stiamo sostanzialmente in un paese che ha 50 milioni di abitanti, di cui oramai gli italiani veri, bla 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 bla, quindi eh. il signore che questa qua... Lui se ne è abbastanza fottuto a un certo punto della sua storia, della nicchia linguistica. E la storia come, com com secondo te, come com com ci si pone per riuscire a uscire dai territori italiani e a vincere, come direbbe qualcuno, un, sui mercati stranieri? E eh no, devi dire tu. Dando le altre lingue. Che non è particolarmente difficile, di fatto lui dice banale, però in effetti basta partire da quello. E invece noi in Italia... A parte che fatichiamo a volte a capire anche l'italiano, questo è un problema sembra che siamo molto preoccupati di questa cosa qua. Non è così terribile. Ci sono dei casi, eh, ripeto, Robin è forse il caso più, più bello, anche perché poi eh, sì, sì, è, è quasi un caso di scuola. Però ci sono dei casi in cui eh, creare un. Cioè, ad esempio, io, io ho vissuto in uscita della mia esperienza in un noto giornale torinese, un caso che secondo me avrebbe potuto diventare di grande interesse, che si chiama Vatican Insider. Mm -hmm. Vatican Insider è un giornale sul Vaticano, ok? Che è nato con un'idea un imprenditoriale abbastanza curiosa, però all'interno di un giornale, quelli quell storici, cioè la stampa, che in effetti raccontava le cose, diciamola così, di una specialità italiana che nessuno ha, nel bene e nel male, qualcuno potrebbe dire, cioè il Vaticano. Uh, l'informazione sui temi diciamo del Vaticano perché poi la Chiesa nel suo percorso storico è sempre stata molto votata alla comunicazione però i, i, i cavoli del Vaticano sono un tema che ha eh, cioè, perché comunque l'influenza del Vaticano sulla società odierna esiste, in inutile star lì no? è, sta, è, un pro, è un prodotto che è stato fatto mi sembra in tre lingue per un certo periodo uh, molto probabilmente aveva bisogno tre lingue, ok aveva bisogno di quello che nel marketing si chiamerebbe un riposizionamento, forse una definizione meglio della nicchia, però stava perfettamente in piedi, anche perché, come diceva qualcuno prima, era costruito da tre giornalisti, quindi non aveva dei costi industriali pazzeschi. E, e potrebbe essere un caso, tutta l'informazione, ad esempio, cui, su cui noi italiani, dall'arte alla cultura, dall'etnogastronomia, Potremmo diventare leader di dimensioni mondiali come lo siamo in effetti nell'ambito dei beni prodotti. Per delle ragioni che non mi sono chiarissime. Non ci siamo mai mossi, non potrei... perché non l'hai fatto tu? Perché io non capisco un tubo di, di quelle cose lì, per cui è inutile che mi faccia delle ah, cioè, Il problema delle competenze ci deve essere, perché si deve scrivere d'arte, non distingui un, un pennello da uno scalpello per fare la scultura, io sono a quei livelli, capite che diventa difficile. Però anche su questo tema qua, dei, dei prodotti localizzati, e tra l'altro sono mercati appetibili, dove vince in questo momento la lingua franca, cioè l'inglese, però oramai i mercati linguistici mondiali non sono così come dire, ribaltabili facilmente, perché comunque sì, trovando dei traduttori si può fare tutto in spagnolo, cinese, russo eh, e arabo, e vabbè inglese però alla fine della fiera sono tutte nicchie su cui ci si potrebbe muovere. E tra l'altro sono, de sono delle relazioni veramente interessantissime quelle che lavorano su dei prodotti di questo genere, proprio perché sono dei mix di cultura al confronto con cui l'ONU è una cosina da, da amici. Prego. Bisognerebbe imparare le lingue, no, nel senso, ho una bambina di sei anni, sono andato ieri alla prima riunione, un'ora di inglese in prima, ho detto Ale è bello, per finalmente cambiati i miei tempi, due ore di religione alla settimana. E eh, allora detto L'altro no. vorrei chiarire che normalmente Io sono cattolico, e ne sono anche orgoglioso, per la religione cattolica, che nella società italiana di oggi è cattolica, infatti, come dire, è abbastanza complicata cioè, ecco, da definire, ecco. è da lì che partiamo svantaggiati. Per trovare un integralista che mi spara In Olanda, eh, l'inglese è dalla prima e forse non fanno nemmeno religione, non, so adesso, non ce l'ho con la religione neanche ce l'ho con la sproporzione. Ci eh. sono altre domande? Siamo un po' deviati da, da tutti i concetti che avevamo messo sul tavolo eh, però speriamo di averlo. Eh? C'è una domanda, prego. Ehi, l'integralista che mi sparerà all'uscita. Eh, no? <ride> no, è una riflessione che facevo tra me e me nel senso proprio quanto costa la notizia quanto sono disposta a pagare anche l'atteggiamento mentale che uno ha nei riguardi di questa roba. E leggo molta stampa straniera di un certo quadrante geografico eh, eh, Medio Oriente no, è curiosità. No, nel sì. senso che eh, quindi guerra di Gaza l'ultima tornata di scopro delle testate che, perché lì nascono con un certo ritmo e scopro testate che ci sono da qualche anno che non conoscevo alcune che nascono so, nate l'altro ieri una di queste la prima di una certa serie è una testata fatta da giornalisti di peso che hanno deciso di eh, mettere su un'altra testata online e sono tutti giornalisti bravissimi. E, eh, leggo questi pezzi, ci sono appunto varie sezioni ma mh, non moltissime, non c'è lo sport, la cucina e, le, e queste robe qua, ci sono svariate sezioni ma non tantissime. E a un certo punto compare la scritta se ti sono piaciuto dacci una mano perché viviamo anche di questo. E tu dici beh, questi lo possono fare perché essendo tutti ex giornalisti, ci avranno sicuramente più di 40 anni, avranno di che mangiare, per cui magari ci vogliono pagare la luce. E lì vado avanti, trovo un'altra testata e scopro che è un'agenzia. Che beh, anche questa è affidabile, ci sono giornalisti, eccetera. Comincio a leggere svariate sezioni, ma non moltissime. Dico, beh, insomma, queste notizie se non le avessi da loro non le avrei sulle altre testate, non su quelle italiane sicuramente. A un certo punto ricompare la scritta, se ti sono piaciuto sostienici. A quel punto lì, due, mi capita una terza testata e mi faccio una domanda. Ma a me interessa pagare quel che posso, perché non fa una donazione, quindi non c'è scritto come mi è arrivato da altre testate che ho letto finora gratuitamente, eh, se la vuoi sull'iPad tot, sul PC tot, tutti e tre, ti faccio lo sconto e, e cose del genere. Lì mi chiedono una donazione e io mi sono chiesta, sono disposta io a dare qualcosa a questa gente che sono giornalistiche? Evidentemente, eh, se me lo chiedono, non è che hanno questi editori così forti alle spalle. E, eh, mi sono fatta, mi son data una risposta eh, che è la seguente. Senza queste testate, queste cose non le avrei sapute. Quindi, come dire, è ovvio che... E hai aperto il portafoglio? Come? cercato il portamonete o il sistema di pagamento per contribuire a queste testate o ti sei fermata lì? Non è, non è un... Uh, no, 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 no. Il, il mio problema è che sono testate straniere, quindi sto cercando il sistema di non farmi fregare con l'unica carta di credito che ho. Tolto quello, tolto, okay. tolto quello volentieri, anche perché qualcuno magari lo conosco, quindi non è quello il punto. La riflessione che ho fatto è questa rispetto a quello che abbiamo detto finora. Se io apro Repubblica, il Corriere, eccetera, ci trovo da ogni grazie ben di Dio, cioè non sono mirati, ma c'è di tutto. Quindi, io è come il telegiornale, lo apro, si comincia con il governo e si finisce con lo sport. E Invece in, in quelle testate lì non è così. Gli editori chi sono? Sono gli stessi giornalisti o chi per essi? Allora la domanda che mi sono fatta rispetto a questa discussione che c'è stata finora è questa. Cioè, non è che anche gli editori forse debbono, cioè si sta, sta cambiando anche il mondo dell'editoria o ci deve essere un cambiamento regolamentato da quelli che sono i gusti del pubblico? del pubblico, di noi cittadini che leggiamo eh, i giornali eh, online o in carta stampata quello che tu hai detto è un perfetto spot dei, 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 dei di crowdfunding, crowdfunding scusate mi sto incartando da quello che più o meno è l'evidenza empirica di, di come ci si avvicina a quello è proprio un percorso di questo genere, cioè sei quasi omeopatico. Se vogliamo usare un termine, sempre in cui ci, si, si comincia a ragionare in una maniera diversa, no? perché io stavo facendo un conto prima, no? mentre tu stavi parlando, prego. Non è che tu la paghi, cioè tu dici io senza questa notizia, senza queste notizie, queste cose non le saprei. E questa e è la differenza. E adesso è il tuo discorso che il valore della notizia è diversamente proporzionale a quando, come dire la sua unicità, okay? anzi direttamente proporzionale dal punto di vista economico. Aggiungo un particolare, dicevo, stavo facendo quattro conti in mentre tu parlavi, no? Allora, se uno. qualcuno lo fa ancora. Uh, ogni giorno comprasse il giornale in edicola a un euro e mezzo come più o meno costa adesso spende più o meno ogni anno 500 e non mi ricordo qualcosa euro fatti i conti adesso. che è una discreta cifra oramai con, con l'aria che tira se come bene allora la, la domanda successiva dal punto di vista economico è se un consumatore medio è disposto a spendere diciamo, 550 euro anno medie, per un non lettore forte, non è impossibile pensare che questo consumatore medio di informazione possa dirottare, supponiamo, 300 euro di questo suo budget, pagando un po' la testata so, arabo-palestinese, un po'. Il giornale con o non lo so, la, la voce.info per fargli una donazione ogni tot e un po' per sapere cose belle su come fare informazione digitale sul sito di Robin. Ok? Non è così terrificante o no? Chiedo a voi. Fai free freestyle perché arriva la, la soubrette. <ride> ringraziamo per tutto quello che hanno fatto qua perché è, è perfetto come funziona qua dentro. Che poi non è la subrette ma è il capo di tutta l'informatica qua dentro. Mi scuso Allora. Per esperienza diretta. Il problema fondamentale è che deve essere semplice. Allora, io ho sentito parlare lui, di cui non mi ricordo nemmeno il nome e gli ho comprato il libro su Amazon adesso. D'accordo? Per due motivi. Uno perché era intrigante rispetto a mi interessava quello che diceva... Scusa, qui abbiamo due autori di libri, quale dei due? Quello su Bitcoin. Quello no, quel, ma... eh... quello... Il resto su... punto, al fai, uno, fai uno sforzo. Eh, sì. Poi d da d domani rinvio il bundle tutti e due. No, al, al, allora, no, scusami un attimo, però io produco informazioni, ma sono, sono anche un consumatore, d'accordo. Allora, i due motivi, uno, mi ha stimolato la curiosità, seconda cosa, il prezzo era basso, per cui 99 centesimi non ci pensi due volte. L'altro giorno stavo, un paio di mesi fa stavo sul sito dell'Atlantic leggendo un ottimo articolo eh, su sulla ricostruzione, su come alcuni blogger investigativi hanno ricostruito l'attentato all'aereo eh, della Malaysian Airline attraverso il web. Era fatto bene, il giornalista era intrigante, e dico: a un certo punto trovo sul sito dell'Atlantic, guardate bene, un link che dice. Approfondisci su questo giornalista. Bene, finisco sul sito di questo giornalista, che è una pagina il quale vende a pagamento tramite Amazon una newsletter con le proprie segnalazioni dei link della settimana. D'accordo? Anche qui, discorso, semplicità nell'acquisto: un euro al mese per avere quattro newsletter e lui spedisce ogni settimana tre link ragionati. Tra i link ragionati, che sono oltretutto la derivata della sua professione, perché lui di sicuro legge perché fa il giornalista, d'accordo? Ha una certa autorevolezza. E su Amazon questo, ehm, questo sistema è ripetuto, nel senso che sono 1,99 dollari ogni mese per ricevere quattro newsletter, d'accordo, ehm, di praticamente indirizzo su. Cose che sono anche abbastanza buone, detto Ecco, una de un lavoro che è una derivata monetizzato con intelligenza. Perché, voglio dire, lì c'è. Fino a quando io non mi ricordo di andare a disdire questa cosa su Amazon, continuano ad accreditarmi questa cifretta sulla carta di credito. Per lui è una derivata del lavoro. Dico, se ha 5.000 abbonati, voglio dire, fanno 10.000 dollari al mese, cioè. Ci metto la firma io personalmente su una logica di questo tipo. Allora, qual è stato il mio ragionamento? Dico: no, cazzo, siamo coglioni. Sono coglione io, prima di tutto, perché la semplicità di questo oggetto sostanzialmente nel valorizzare quello che già faccio, senza farsi um, enormi strategie, cose, eccetera, eccetera, di questo tipo. In realtà, il problema fondamentale è che i giornalisti in primis, e gli editori, stanno. Girando a vuoto, non, eh, non riescono a spezzare praticamente un paradigma che è quello dell'editoria come si faceva prima, d'accordo? E non riescono ad innovarsi da, sotto altri profili. Altro esempio: io ho una pessima memoria per i nomi, mi perdonerete. Eh, famoso reporter di guerra eh, che ha lavorato in Afghanistan, anche romanziere, è quell'autore della, della Tempesta perfetta. Sul suo sito, anzi su un sito dedicato, si vende a 19 dollari tre ore della sua lezione di giornalismo. L'ho comprata perché a 19 dollari per sentire la sua lezione di giornalismo non è male. E c'è un file, è un file avi, derivato da una conferenza che lui ha fatto a New York. D'accordo? Allora, noi abbiamo i contenuti è ma non riusciamo... È un approccio molto vicino a quello che nello sport è il merchandising in questo momento, però funziona. Cioè, però è un indotto. Beh, è un indotto. Dico, se io paressi un indotto della mia professione che mi dà 2000, eh, anche solo 500 euro al mese, d'accordo? perché sto in Italia, eccetera, eccetera, Ma starei molto meglio, detto tra parentesi, eh. Cioè, eh. Infatti, da domani il problema è che da domani tu ti impegnerai a farlo e se vuoi ti dona pure una mano io, ti divido. <ride> no, Gasdotti tanto. Però, so. in effetti, quello che stavo pensando mentre tu parlavi, perché noi continuiamo a parlare degli editori e degli editori tradizionali, li lasciamo tranquillamente. Uh, andarsi a spiaggiare come i lemming tranquilli e felici, chi ha cura dei rapporti con loro decide so, le sue come dire, decida come porsi, però questi sono i lemming che stanno andando l'altro tema che secondo me è interessante che anche per quel che sei tu Sergio bisogna discutere è perché noi che facciamo del giornalismo, alcune anche de, che si occupano di cose di scienza e altri no, non usiamo eh, come dire una parte di quello che è il tipo di fare informazione che c'è nell'ambito scientifico, dove l'informazione viene pagata. Stiamo parlando della nicchia, della nicchia, della nicchia, per andare poi a, 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 a parlare dei temi, come dire, secondo le, le, gli approcci mentali di Robin, perché la scienza, come sapete, oramai è specializzazione di una specializzazione paranoica dopo un po'. E però, come dire, l'informazione in ambito scientifico è vero che c'è anche... Tutto è, è correttamente, tutto un movimento, diciamo, open sul, sull'informazione, perché è giusto che sia, tra l'altro detto così, fra amici, però anche in quel caso lì l'informazione è open ha alle spalle qualcuno che la finanzia in qualche modo, tanto per capirci, perché se no, come se va? Poi nell'ambito scientifico, dove gli investimenti non è che sono proprio per andarsi a comprare il computer, ecco, ci cioè, vuole il computer qualche qualcosa. Altro. Però il sistema dell'informazione nell'ambito scientifico, poi con tutto quello che può essere. I, i, i sistemi di peering review a monte, ma lì siamo a tutto un discorso più complicato, non è mai stato applicato nell'ambito dell'informazione generalista, cioè proprio di ragionare su un sistema che è un po' piramidale di eh, informazione, come dire, venduta se, a cascate diverse, io la definisco così, poi se volete vi spiego come funziona nella mia mente. Però anche quello per il momento, perché continuiamo a parlare di Repubblica, con tutto rispetto per quelli di Repubblica, per detto fra noi. Repubblica è un giornale generalista. No, se, se vuoi io continuo. Eh. Dai, so, se cioè, continuo... cominciano a tirarti dei pezzi e poi ne parliamo. Cioè, continuiamo a, grandi, parlare, a parlare. parlare di Repubblica perché il modello di, il modello di Repubblica è un modello conosciuto e comodo. Ma tanto mol, sono anche mol, più bravi molto, molto bravi. questo. Ecco. Cioè alla fine dell'Ottocento. Quando iniziava a esserci il, il mercantile a vapore, abbiamo avuto il miglior sviluppo che ci sia mai stato in 2000 anni di storia del mercantile a vela. Non si sono mai fatte barche così belle come alla fine dell'Ottocento. Perché nel frattempo quegli altri, quello a vapore esplodeva, affondava, eccetera, eccetera. Dopodiché hanno fatto il salto tecnologico e no? nel giro di dieci anni sono spariti i, i, i mercantili a vela, i cantieri che li facevano e gli imprenditori che, 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 che li affittavano e che li usavano sostanzialmente. Il problema fondamentale è che non si, no, non si riesce a, a immaginare qualcosa che vada al di là di un modello che è già... Ehm, che è già costituito da questo punto di vista. Probabilmente. E allora, però, la domanda: perché eh, Conor Sof, il giornalista dell'Atlantica, adesso l'ho trovato, ha questa. Eh, pur lavorando dentro una redazione, ha questa freschezza e riesce praticamente a immaginarsi queste cose, che invece qui in Italia non ci riusciamo. D'accordo? È una domanda che faccio anche a me stesso, eh? Ho detto tra parentesi. Don, eh. Perché? Quindi, domani mattina ti tocca. quindi eh? Domani mattina, se non troviamo che tu ti metti a vendere eh, corsi di, di economie sostenibili o di oh, roba del genere, tuoi, oh, ti veniamo a pigliare a casa. No, Perché fattempo, in effetti, la risposta che, stava, che ha detto Robin, non so se l'avete sentita tutti, cos'è stata? Perché non lo fai? no, in Italia non c'è. Fallo, eh. Fallo tu più o meno. Allora, nel frattempo io ho aperto una scatola nel mio studio, mi sono accorto che ho 8.000 biglietti da visita e mi sto facendo un mazzo così per metterli in una mailing list. Bene, secondo me hai detto tutte le cose fantastiche, giuste, hai fatto delle ottime riflessioni, perché qua non c'è in Italia, perché noi siamo un po' addormentati, perché siamo qua a discutere continuamente di roba invece che fare le cose. Ma cioè, Il tuo discorso è perfetto, io nei miei due workshop faccio vedere solo esempi di quel tipo, perché come hai detto tu letteralmente... Pensiamo che esista solo quel paradigma lì. Sono pochi quelli coraggiosi, rompipalle, che vengono a dire che ci sono gli altri modi. Vogliono sentirsi dire che la pubblicità è il metodo, che dobbiamo continuare a fare le cose così. Io, che sono un outsider, vedo questo. Quindi tu hai le idee chiare e mi piace molto quello che hai detto. Grazie. Bene, allora io direi di chiudere. Prima di chiudere, devo dirvi una notizia che mi eh, sono tenuto. Son tenuto per ultimo perché. Oh, doppio credito per chi tiene fino alle sei, no. Eh, noi era da anni che stavamo ragionando, da quando è nato Digit, mh, di fare una cosa tipicamente italiana, però in una maniera diversa. Cioè, eh, LSD che in fondo è la mamma eh, di Digit, no? un'associazione di, di amici che poi si sono messi assieme e che hanno realizzato, se vogliamo, cose. Eh, molto tipicamente poco italiana, cioè costruire sulla competenza una visibilità e una credibilità che ci ha portati negli anni a fare cose, tra cui anche questo evento che oramai è alla terza edizione, che è in primavera è la sua quarta e così via. Eh, noi, ci, noi da tempo, devo dire su questo, eh, tutti abbiamo abbastanza, eh, ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d'onda, volevamo fare una cosa tipicamente italiana, cioè premiare qualcuno premare qualcuno uh, che abbia fatto qualcosa di particolarmente innovativo nel giornalismo in Italia. Um, questo percorso da, dobbiamo ancora cercarlo e di, 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 di trovare il format più corretto e se ci seguirete lo faremo nei prossimi giorni. Uh, cioè, leggete sul sito di D, su quello di SD. Noi oggi abbiamo avuto una, una notizia, visto che arriva dalla moglie. Per noi importante, noi abbiamo pensato l'anno scorso, e eh, non mi è facile dirlo perché ero un caro amico, eh, si è riscritto a Digit un, un amico che si chiama Marco Zamperini. Come sapete Marco Zamperini è morto nove mesi fa per infarto. Eh, e noi c'eravamo, come dire, noi organizzatori avevamo detto il prossimo anno Marco lo invitiamo, ma non come partecipante, come relatore. Non ce l'abbiamo fatta perché Marco è morto prima. Oggi ci ha risposto Paola, perché gli abbiamo scritto ieri come facciamo le cose di corsa, che è la moglie di Paola Sucata, la moglie di Marco, che ha accettato la nostra proposta di fare in modo che questo premio sia dedicato a Marco, perché in effetti se lo meritava. Scusatemi, Mi è difficile dirlo perché era una persona a cui volevo molto bene. Nei prossimi giorni sarete meglio informati su perché vogliamo fare una cosa per cui sia la gente a proporci, la gente con 3G, i nomi, e poi troveremo una maniera per, non so se votarli, un, dobbiamo definire un format. Se volete darci una mano anche nel pensare che sia la cosa meno scontata e anche più, più sensata possibile per premiare veramente quello che si dice, il merito in questo Paese, che serve sempre. Grazie, buona giornata, buona serata. Ci vediamo domani, qua più o meno alle nove, penso, non lo so.